Ciao Carlo. Ehi Fabio, E allora, ciao, ecco, buon pomeriggio. in versione inedita di Action Sport, andiamo oggi solamente sui social e non sulle frequenze della radio, dove torneremo però regolarmente lunedì. E allora, Sì, siamo alla insomma. vigilia di una partita importante, ma non tanto secondo me per l'avversario, per capire secondo me se fu vera gloria. Ah, ma sì, certo, questo ci sta. Fu vera gloria e legittimo. Diciamo che è una partita importante per capire se i segnali di crescita che abbiamo rintracciato siano, come dire, abbiano continuità oppure è stato un caso isolato e si ritorna, diciamo, in quella situazione così balbettante che purtroppo ha caratterizzato le ultime gare interne. Non credo, ti devo dire la verità, sono relativamente ottimista, ma io non ti parlo di risultato, ti parlo di prestazione. Penso che possa avere dato una buona iniezione di fiducia alla vittoria di Modena e che la squadra entri in campo con una maggiore convinzione nei propri mezzi. Poi, per carità, l'avversario è blasonato, è vero che è ampiamente rimaneggiato, però rimane sempre una squadra che ha obiettivi importanti, sicuramente la promozione, non credo che si nascondano, per cui poi il risultato può nascere anche da delle situazioni. L'importante è vedere una squadra tonica, una squadra sul pezzo. Poi, ripeto, il risultato a volte può essere pure figlio di un incidente, un rimpallo, una qualsiasi cosa, però se la squadra dà segnali di crescita costante è la cosa migliore. Dico, non, onestamente, vado subito quasi al pronostico, non mi aspetto una vittoria facile o una vittoria eccetera. Credo che sia una partita complicata, complessa. Se devo dirti la verità, la mia sensazione è che possa anche finire in pareggio. La speranza, Carlo, è chiaramente che quello che tutti ci aspettavamo dalla gara di Modena, ma già prima, è che possa essere accaduto, ovvero che la gara di Modena possa essere in qualche modo stato uno spartiacque, e che arrivi una svolta più che altro a livello psicologico, che era quello forse di cui questa squadra aveva bisogno. Vincere, lo sappiamo, sono frasi fatte, ma è vero così, aiuta a vincere, aiuta per il morale, aiuta a far gruppo, aiuta a superare magari certi problemi che ci possono essere e che ci sono stati finora. Chissà appunto che la vittoria di sabato scorso non sia servita soprattutto a questo, è quello che tutti quanti ci auguriamo alla fine. Sì, anche perché vincere serve anche a lavorare con più serenità, voglio dire, ad allontanare nuvole, no? Metti che perdevi con il Modena, Parma e Cosenza diventavano una specie di out-out, per Corini, per tanti giocatori, il mercato che si avvicina, giocatori che vanno in scadenza, sai? Si entra in una fase del campionato in cui adesso veramente. È vero che siamo lontani dal mercato 2 mesi, però il viaggetto di Leandro Rinaudo a Manchester, dico, è significativo, al di là di quello che possono essere, diciamo, le organizzazioni del Citigroup, che pare incontri regolarmente, no, i rappresentanti, i direttori delle squadre associate. Però è anche vero che non credo che non si sia parlato di mercato, che non si sia parlato di come sostituire Lia, che non si sia parlato di potenziare eventualmente la squadra da qualche punto di vista. Quindi è vero che il mercato è lontano, però si cominciano, secondo me, a delineare delle strategie. Ecco, parliamo quantomeno di strategie. E quindi si aiuta, le vittorie aiutano a lavorare con più serenità. E ti ripeto, soprattutto a lavorare senza avere l'assillo, no, dell'acqua alla gola. Parliamoci chiaro. Domani tu giochi senza avere l'acqua alla gola perché i 3 punti di Modena ti hanno fatto rifiatare in classifica, però è fondamentale non avere una ricaduta. Se no, non abbiamo fatto niente. Cioè, abbiamo. Esatto, abbiamo buttato a mare quanto ho fatto, perché è chiaro, diciamo, il nostro augurio, ovviamente prima della partita di Modena non ci aspettavamo così tanto, poi la vittoria è stata veramente tanta roba, era però arrivare alla gara di Cosenza, che è la prossima trasferta, possibilmente senza perdere. Continua a essere ovviamente questo l'obiettivo. Io ti dico che forse mi accontenterei
di due pareggi. È vero pure che anche una vittoria e una sconfitta in termini di punti darebbero di più, però due pareggi tutto sommato ti permetterebbero di chiudere questo miniciclo e di lavorare durante la sosta con più tranquillità. Sì, per quanto un allenatore navigato, credo che sia stato D'Angelo, poi ci ha insegnato che sì, è vero che una vittoria è meglio di due pareggi, però i pareggi ti consentono di lavorare più serenamente, il pareggio, come dire, il pareggio non ti getta nello sconforto come ti può gettare una sconfitta. È chiaro che però poi i pareggi devono essere seguiti da delle vittorie per avere una loro validità. Sì, è probabile. Anche io ti dico l'importante, per esempio, domani, l'importante è non perdere, ad esempio, per poi andare a Cosenza e capire se questi del Cosenza sono soltanto in una situazione di crisi passeggera. Oppure se è una squadra in grosse difficoltà e che avrà grandi difficoltà a salvarsi. Per quanto ti ripeto, l'equilibrio che per adesso ha regnato in tutto il campionato veramente non consente pronostici. C'è una cosa allucinante, perché se il Perugia va a vincere a Reggio Calabria e poi perde in casa la domenica successiva, qua può succedere di tutto, capisci? Cioè, è veramente difficile, perché allora, è chiaro che ci sono alcune squadre che hanno un organico superiore, però per vincere il campionato queste squadre devono essere sempre sul pezzo ogni domenica, perché al minimo, no, alla minima distrazione anche una squadra costruita solo per salvarsi li può punire. Per esempio il Perugia, come ha fatto con la Regina, per quanto la Regina non sia stata costruita per vincere il campionato, ma sta facendo quasi un miracolo. Quindi l'equilibrio regna veramente sovrano. Io non me la sento di dire che ci siano squadre veramente fragili. Forse il Perugia in questo momento è un po' più degli altri, ma Però il forse resto, secondo me. a livello mentale, Di Carlo, perché il Perugia non mi sembra una squadra così scarsa come alla fine dice la classifica, quello che dicevamo anche del Palermo stesso, che probabilmente oggi la classifica del Palermo, al di là della vittoria di sabato scorso, che l'ha migliorata, però guardando poi uno per uno i singoli, era certamente inferiore a quello che è il valore, e secondo me è qualcosa di simile anche a quello che accade a Perugia. Poi sappiamo che la storia dei campionati è piena di casi come questo, così come di casi contrari, ovvero di squadre con organici decisamente inferiori che poi riescono magari a vincerlo o a chiudere nelle prime posizioni. Quindi veramente quest'anno più che mai mi sembra che sia sottilissima la differenza tra le squadre di vertice e le squadre che stanno dietro. Non vedo questo gap così grande. No, no, sono d'accordo, è quello che dicevo io. Basta beccare due sconfitte consecutive e ti ritrovi in zona playout. Basta azzeccare due partite positive, due vittorie consecutive e ti trovi in zona playoff. E secondo me sarà così fino alla fine del campionato. Guarda, siamo quasi a un terzo, diciamoci la verità, no? Un po' più di un quarto. 11 su 39, su 38. Guarda, io forse se succederà si sgancerà una squadra, ma io credo che ci sarà un gruppone, eh sì, che ce lo porteremo fino alla fine, un gruppone di sopra e un gruppone di sotto. E secondo me quest'anno, ancora di più degli anni passati, la differenza off-out, play-off e play-out sarà veramente di pochi punti e veramente si delineerà alle ultimissime giornate. Noi dobbiamo essere bravi a essere in questo limbo, di mantenerci dentro, un po' come siamo adesso, di mantenere questa posizione. Poi, se riusciamo a scattiare o vincere con merito, due o tre partite, poi si potrebbe pensare ad altro. Al momento dobbiamo solo, anche perché siamo ancora bruciati, cioè voglio dire, è vero che a Modena abbiamo messo una Un bella grigio. crema protettiva. Voglio dire, ci siamo bruciati, a Modena abbiamo messo una bella crema contro le ustioni, abbiamo preso anche l'antibiotico, ma non è che siamo guariti, quindi ancora la ferita c'è, dunque pensiamo alla zona bassa, perché ti ripeto,
La serie B è tanta roba rispetto alla serie C e guai a disperderla, guai, guai, guai a disperderla. Il campionato quest'anno è veramente complicato, veramente complicato. Andare a dare uno sguardo alle dichiarazioni dell'allenatore del Parma Fabio Pecchia che abbiamo pubblicato sul nostro sito, le leggo così nostri, appunto, per i nostri tifosi. Pecchia dice: la vittoria è importante, sia per, importante a proposito del Palermo, è una squadra che gioca bene ed è ben organizzata, l'ambiente spinge, noi dovremmo fare le nostre cose, sia in fase di possesso che di non possesso. La gestione della palla deve essere fatta con consapevolezza ed intelligenza. Dice: nelle partite precedenti hanno avuto un particolare atteggiamento, ma hanno giocatori avanti in qualità. Velocità. Il Palermo ha cambiato delle cose, ma è bene, una squadra ben definita, giocando in casa cercherà di fare la propria gara. Dice, dipenderà molto da come ci mettiamo in campo, perché i giocatori offensivi dietro i nostri centrocampisti possono essere pericolosi. Poi ha parlato anche di un giocatore che qui conosciamo bene, ovvero il Mudo Franco Vasquez. Dice: non so quale sarà il suo futuro, ma ha una qualità unica. So che ha vissuto una vita ai margini dell'area di rigore ed ora è più lontano. Lui è sempre disponibile e mi segue, dimostra di poter ricoprire due ruoli con assoluta disinvoltura. A proposito, un pensiero poi sulla mancanza di gol del Mudo, dice: deve riguardare tutti, è vero, viene evidenziato l'attaccante, ma dipende da tutta la squadra. Le fasce, i centrocampisti, ognuno deve dare il massimo. A proposito dei recuperi, dice sulla situazione degli infortunati, abbiamo recuperato Camarà, in questo senso ha lavorato sempre al meglio, dice: vogliamo fare una bella partita in uno stadio che deve dare stimolo per far bene. Insomma, un Parma, Carlo, che ha, dico, questo è inutile parlarne perché ne abbiamo parlato tante settimane precedenti e sappiamo com'è finita, ha tante assenze, ma è comunque una squadra di grande qualità. Sì, ha tante assenze e rimane comunque una squadra di grande qualità. Basta dire che c'è il Mudo, già la qualità è. Poi può darsi che recuperano pure Inglese, che è un altro pericoloso, e allora la qualità sale ancora di più. Hanno un problema in porta perché non hanno nessuno dei due titolari, né Buffon né neanche Cicinzola. Para il ragazzo, il ragazzino credo che si chiami Corti, che però non ha beccato neanche un gol nelle precedenti partite. Eh sì, non dobbiamo cullare. Allora, sì, hanno tante assenze. Io oggi credo che un collega di Parma ci abbia detto che due o tre li recuperano, per cui tolti i portieri hanno un 7-8 assenti fra i giocatori e non credo che siano tutti titolari. Ecco. Per cui rimane una squadra di alto livello. Peraltro, Pecchia, da già gran signore, non si appiglia, no, alle assenze, non ti dice ah, siamo rimaneggiati qua e là, rimane una squadra di qualità, rimane assolutamente una squadra di qualità. Ma domani personalmente la cosa che mi interessa è un'altra, caro Fabio, se vuoi, non so se pensavi di aprirlo dopo l'argomento, perché Dimmi. domani è la Marcord del Mudo, cioè, Beh. domani il Mudo torna nello stadio che lo ha lanciato, nella Assolutamente sì. città che lo ha fatto conoscere. Mi chiedo che cosa. Lui è muto, quindi non parla, è Però sai, molto secondo me introverso. un minimo le gambe gli tremeranno, perché i ricordi Non c'è dubbio. comunque gli verranno, gli riaffioreranno in mente, perché insomma, se è comunque diventato un buon giocatore, ti dico. Forse però la sua carriera è andata sotto quelle che potevano essere aspettative. Probabilmente non è mai riuscito a fare quel salto di qualità che veramente lo avrebbe proiettato a diventare un grandissimo giocatore, però è una cosa che comunque in testa gli passerà, almeno all'inizio. Poi magari è chiaro che quando entri in campo, sappiamo bene quali sono le dinamiche e alla fine riesce a metterlo da parte. Però un po' le gambe gli tremeranno, io credo. Secondo me più di un po', anche perché l'accoglienza, spero, penso, non ho dubbi, nei suoi confronti sarà di grande affetto, perché è un giocatore che è stato venduto come dire, per fare cassa, è un giocatore che a Palermo ci ha fatto vedere delle magie veramente indimenticabili. Io penso che un po' di più di tremargli le gambe. Speriamo che gli tremino proprio per 90 minuti perché il Mudo fa male, cioè è chiaro. E, credo che sia rimasto legato a Palermo, è molto legato. Lui non è uno che esprime grandi emozioni in genere, ma sono convinto che dentro di lui domani non sarà una partita normale, normalissima. E se dovesse segnare, penso proprio che non esulterà. Il che non significa niente, attenzione, No, perché è chiaro.
È giusto, c'è gente che è innamorata dei colori e anche se dovesse sfruttare nulla toglie, no, ai colori che ha amato. Perché poi sempre questa è una cosa strana, è abbastanza anomala, cioè dice che esultare è comunque una mancanza di rispetto perché hai lasciato, così come dice che non esultare è una mancanza di rispetto per chi ti ha preso, insomma, e alla fine diciamo, sono due facce della stessa medaglia in qualche modo, quindi insomma. L'ideale è non segnare, così non ti poni nessun Esatto, problema. E questo è allora veramente quello che noi suggeriamo domani al Mudo è non segnare, così non ti levi da qualunque imbarazzo. No, tu hai detto bene, probabilmente poteva fare una carriera ancora più importante di quella che ha fatto, perché vedi che col Siviglia comunque lui ha vinto un'Europa League ed è arrivato in finale di Supercoppa Europea, sono arrivati in finale tante volte in Coppa del Re in Spagna. Insomma, si è elevato, è quattro soddisfazioni, è stato però secondo convocato in me Carlo nazionale. è quello che aveva fatto vedere a Palermo è un giocatore che avrebbe potuto fare secondo me una carriera molto ma molto più importante e non so cosa gli è Certo, mancato se a livello, forse anche a livello caratteriale perché a livello tecnico non si discute. probabile, probabile, probabile. Questo suo essere così chiuso, introverso, probabilmente non lo ha aiutato. Magari non ha saputo sbattere i pugni quando era il momento di farlo. Probabile, probabile che dal punto di vista caratteriale qualcosa lo ha danneggiato. Non ho dubbi. Del resto, vedi, lui stava subendo una decisione schizofrenica, la vogliamo dire così, Sì, assolutamente. di Gattuso, Era solo schizofrenica. messo fuori non era in elenco e quindi poi lo ripescò Iachini perché altrimenti stava per andare, non mi Lui ricordo dove, in Spagna, da qualche stava parte. giocando, aveva fatto già due partite con la primavera, ma ti rendi conto? Con Infatti. la primavera, aveva giocato con la primavera. Poi per fortuna che è stato esonerato Gattuso ed è arrivato Iachini, che oggi, se lo senti parlare, Iachini del Mudo Vasquez ti dice delle cose strepitose. Assolutamente. Però capito? È che anche in quell'occasione io non è che sentii Vasquez rilasciare dichiarazioni, fare interviste in cui sbatteva i pugni sul No, tavolo, mai, assolutamente stava impermissibile. accettando. Sì, assolutamente sì. E domani, Carlo, una cosa importante, dovrebbe essere una bella cornice di pubblico perché si parla di circa 5.000 biglietti venduti, così rispondo a un amico che ci aveva chiesto prima se avevamo dato un dato aggiornato. Purtroppo però ci saranno le condizioni atmosferiche che sembrano essere davvero brutte. Domani dovrebbe piovere durante tutta la partita ed è un vero peccato, anche perché in questa occasione, dopo tanto tempo, anche questa è una bella cosa, ti devo dire la verità, la curva nord tornerà in qualche modo a essere unita e unica, nel senso sia la curva nord inferiore che la curva nord superiore, diciamo, canteranno un unico coro, insomma, questo è sempre bello da questo punto di vista. Già c'erano state, diciamo, delle prove di unione, diciamo così, a Modena, peccato appunto che soltanto il maltempo in qualche modo potrà rovinare questo spettacolo e quello che si vedrà in campo. Speriamo che magari possa cambiare da qui a domani le previsioni, però è un peccato davvero se così sarà. Sì, pare che non siano buone le condizioni del tempo. Adesso più tardi interpelliamo il nostro amico Pino. Sì, pare che non siano buone le condizioni e questo sicuramente potrebbe penalizzare l'ulteriore affluenza. Però già, sai, 5.000 più gli 11 abbonati, siamo a 16, da qua a domani, secondo me 17-18, ci arriviamo, è una bella cornice comunque. E sul fatto delle due curve che canteranno insieme, spesso succede in trasferta, devo dire la verità. Cioè, ogni tanto, spesso no, sì, abbastanza spesso in trasferta. Che possa succedere al Barbera è una cosa assolutamente positiva, speriamo che duri. Assolutamente sì. Io Speriamo direi, che Carlo, duri. se sei d'accordo di ascoltare qualche dichiarazione di Corini che ha rilasciato oggi in conferenza stampa, perché appunto, come accade prima delle partite, l'allenatore appunto ha incontrato la stampa. Ascoltiamo, vediamo un po' quello che ha detto oggi Eugenio Corini. Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport. Volevo partire innanzitutto dalle condizioni di Mariano, Butter, Gomez, se sono arruolabili e possono giocare all'inizio. E poi volevo chiederti, la vittoria di Modena può dare uno slancio, quello slancio che magari ci si aspettava dopo la vittoria col Genoa. Cosa non deve accadere e quanto è cambiato il Palermo dalla vittoria col Genoa? Grazie. Avete visto che ho portato 25 giocatori in ritiro, abbiamo gestito due o tre situazioni in settimana che si sono risolte, ma per precauzioni sono voluto portare due giocatori in più di quelli che portiamo di solito in movimento.
ma sono situazioni che abbiamo gestito brillantemente con lo staff medico di Mariano. Avevo un'infiammazione, l'abbiamo gestito un paio di giorni, già ieri ha lavorato completamente col gruppo e ha fatto la rifinitura completa. Claudio ieri, se vi ricordate, ha avuto i crampi a Modena, dunque aveva un po' i polpacci in sovraccarico, abbiamo gestito una parte dell'allenamento, ma anche oggi lui ha completato la rifinitura, siamo a posto. Invece di Butra aveva avuto un problemino nella rifinitura pre-Modena, che si è acuito al mattino della gara, e di conseguenza ha consigliato prudenza, l'abbiamo gestito inizio settimana, anche lui è rientrato, dunque diciamo tutte le piccole problematiche che abbiamo dovuto gestire le abbiamo risolte, sono tutti a disposizione. Sul discorso della partita di Modena, per me dà un po', dà anche valore ai due pareggi che abbiamo fatto in casa, a livello di prestazione abbiamo dato continuità, che è quello che cercavamo, sapevamo e ne avevamo la piena consapevolezza che dovevamo, per dare seguito a quelle che erano delle indicazioni di campo, portare a casa un risultato importante, l'abbiamo fatto. Come ho detto ai ragazzi in settimana, sono ancora tante le cose su cui dobbiamo lavorare, su cui abbiamo spunti di miglioramento, anche nella partita vinta col Modena. Sappiamo l'atteggiamento che abbiamo messo dentro ogni gara dopo la partita brutta che abbiamo fatto a Terni, che ci ha permesso di fare risultati positivi. E di conseguenza non possiamo e non dobbiamo abbandonare questo tipo di atteggiamento, anzi consolidarlo. E nel consolidare questo, facendo risultati, secondo me i giocatori hanno anche la testa un po' più libera e possono venire anche giocate migliori. Fa parte del nostro percorso di crescita, ma in generale vi dico che è un campionato veramente straequilibrato. Bisogna saper reggere le difficoltà, cavalcare l'onda quando è possibile. Veniamo da un momento comunque dove la squadra ha fatto dei risultati, dobbiamo dar seguito il più possibile a questo e consolidare quello che vuole essere il nostro modo di essere. E stare dentro un campionato che è difficile per ogni squadra. Allora Carlo, insomma, abbiamo la certezza, diciamo, che tolto ormai Elia, che ha finito il campionato, Sala, che è in fase di ripresa, potrebbe rientrare la settimana prossima a Cosenza, i tre che sembravano in forse questa settimana, ovvero Di Mariano, Buttaro che era stato indisponibile per la gara di Modena, e poi ieri c'era stato Gomez che sembrava avesse qualche problemino, per fortuna sono tutti recuperati. Insomma, questo che vuol dire? Che domani vedremo la stessa formazione che ha vinto a Modena? Penso proprio di sì. Se un allenatore convoca dei giocatori è perché li ritiene affidabili. Una volta De Rossi spiegava: se me li porti in panchina sono tutti per me al 100% e possono giocare, altrimenti non li convoco. La novità è la convocazione di Pierozzi, però l'ha anche detto lui. Con Sala fuori, con Elia fuori, in genere quelli che restavano fuori erano, no, Pierozzi, Doda e Crivello. Crivello è stato convocato ovviamente, anche se io mi aspetto che giochi Devetak, e Pierozzi è stato convocato appunto perché manca Elia e Sala. Sì, mi aspetto assolutamente la formazione di Modena, nessuna novità. Matteo a destra, Devetak a sinistra, Marconi del Selau centrali, Gomez, Broe, Segre centrocampo, gli esterni Di Mariano e Valente davanti Brunori. Guarda, ti do un 5%, ma 5% di probabilità se non vuole rischiare Di Mariano, proprio perché... E ti dico Floriano, più che Vido, come si è detto tutta la settimana, Vido provato esterno di sinistra. Tu, non un cambio modulo, quindi, in quel caso. No. Il sostituto eventualmente di Di Mariano. No. Il sostituto di Di Mariano, voglio dire, naturalmente c'è ed è Floriano, che ha giocato l'anno scorso in questa posizione, no, nell'ultima parte della stagione e ai playoff. Cioè, si stabilirebbe il tridente Floriano, Valente, Brunori, che l'anno scorso ci ha portati in Serie B, per cui non mi aspetto stravolgimenti di nessun tipo. Del resto, Fabio, fare esperimenti oggi dopo che la squadra è imbattuta da tre turni, perché è vero che che vince non si cambia, e poi ti ripeto, è vero che i pareggi con Cittadella e Pisa ci hanno lasciato l'amaro in bocca, però è anche vero che la squadra è imbattuta da tre partite. Sì, no, questo è vero, però forse lo abbiamo detto anche altre volte. E se è vero che questo modulo con un centrocampo molto muscolare in trasferta può certamente essere più redditizio, non so, ma è chiaro, dico, poi tocca a Corini, se in casa
potrebbe essere una soluzione proporre uno tra Stulaz e Damiani, ovvero uno con i piedi buoni in mezzo, in grado di far gioco al posto, non so, di Ebro. O dello stesso Gomez, perché potrebbe esatto. essere la giornata ideale, perché Gomez ieri ha avuto il problemino e allora non lo vuoi rischiare, allora questo e allora quell'altro, prendi il pretesto del problemino e metti dentro Stulaz, per esempio, no? Che, perché nelle gerarchie, Fabio, Stulaz è prima di Damiani, se no a Modena non entrava Stulaz, entrava è Damiani, è chiaro, per esempio, è chiaro. E Osaric, che è sempre il primo centrocampista che entra quando c'è da rinforzare il centrocampo. Detto questo, non mi aspetto però nessunissima novità da nessun punto di vista. E hai ragione, in casa sicuramente in fase propositiva perdiamo, per cui se il Parma non ci attacca, se il Parma non va all'attacco e non ci lascia spazi, avremo delle difficoltà anche nella costruzione della manovra. Del resto Thierry Tuglio l'ho chiesto a Corini e lui ha detto sì, ma per noi giocare in ripartenza la squadra avversaria ci devono attaccare. Bisogna capire il Parma anche che atteggiamento avrà, se avrà un atteggiamento attendista, se vorrà provare a cercare la vittoria anche sbilanciandosi. Non me lo aspetto, ti devo dire, anche perché il Parma fuori casa credo che abbia qualche problema di realizzazione di gol, per cui insomma, il Parma teme il Palermo, non c'è dubbio, il Palermo teme il Parma, poi sono amici, sono due società amiche, abbiamo scoperto che sono amici. Tanti rapporti tra Palermo e Parma, sia nel passato che diciamo anche oggi, ricordiamo che il presidente ha origini familiari tra Palermo e Alia, e c'è Alessio Cracolici che è il team manager, che è un amico e che era a Palermo, e con lui c'è Riccardo Gatto all'ufficio stampa, anche lui a Palermo, insomma sono tanti i pezzi di Parma che hanno qualche legame con Palermo, del resto il Parma insomma è sempre stata una società abbastanza simpatica, però questo non vuol dire che il Palermo non dovrà provare a batterla, anzi oggi forse serve più a Palermo. No, possiamo vincere. Possiamo vincere simpaticamente, voglio dire, non c'è bisogno di essere per forza antipatici, poi si può anche essere simpatici e vincere. No, ma io mi riferivo, siamo amici che hanno fatto il video comune, no? Hanno pubblicato un video comune. Assolutamente. Sì, sì, per cui da questo punto di vista è una bella giornata di sport col presidente del Parma che tifa per il Palermo, dopo il Parma ovviamente. Cosa che non si può dire per il nostro presidente. Io penso che il presidente del Palermo, dopo il Palermo, non tifi per il Parma, ma tifa solo per il Palermo. Quindi dopo il Palermo, ho paura di sì, ho paura che abbia questo difetto, sì, è così. Di dedicarsi al 100% solo al Palermo dal punto di vista, diciamo, della fede sportiva. Temo che abbia questo limite, perché poi, certo, no, a parte gli scherzi, sì, è una giornata particolare, c'è Alessio, c'è Riccardo Gatto, detto Gattino, ce ne sono tanti di amici, tanti ex, il direttore sportivo Faggiano, giocatori di tutti i tipi, da Mauri, Gilardino, credo. A voglia, insomma, a voglia, sono... i giocatori che sono... a voglia, si possono fare due squadre, Fabio. Castillo, Bresciano, gli ex si possono fare due squadre. Bresciano, Simplicio, Munari, Parravicini, noti e meno noti, Triuzzi, Lucarelli, gente scomparsa, diciamo. Però va bene così, assolutamente. E io direi, Carlo, sentiamo qualche altra dichiarazione di Corini. Ricordiamo che le dichiarazioni sono tratte dal canale YouTube del Palermo. Vediamo che ha detto Eugenio in conferenza. Sicuramente il tempo in generale per ogni allenatore aiuta, perché hai più tempo per lavorare con i due giocatori, per conoscerli meglio. Il calcio mi ha insegnato che a volte le situazioni vanno gestite diversamente, devo stare molto attento a quelli che sono i riscontri oggettivi che ti dà la partita, che ti danno gli allenamenti, che i giocatori sono in continua evoluzione, dunque sono sempre molto attento alla loro crescita, e a volte la squadra può trovare un equilibrio che può essere modulato a partita in corso, a partita iniziale. Io penso che da questo punto di vista abbiamo, secondo me, generato un ottimo equilibrio a livello condizionale, psicofisico. Avevamo bisogno di fare dei risultati, in un momento delicato della stagione comunque abbiamo portato a casa i risultati. Bisogna battere su questo tipo di situazioni che secondo me genera identità, crea la famosa anima che ogni squadra per me deve avere.
la stiamo mettendo dentro, ci stiamo lavorando quotidianamente e la partita è sempre la verifica, dunque mi aspetto da questo punto di vista una continua crescita dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia di fare il risultato che in questo campionato è difficile per tutte le squadre fare. Buongiorno, Tullio Filipponi e Giorgio Vica. Ecco, dal punto di vista tattico, voi adesso domani cercherete di consolidare quello che è stato visto nelle ultime tre partite, o comunque state pensando ogni partita una storia di sei, quindi anche ecco, parlando del Parma, ecco, qualcosa anti-Parma. Ecco. E poi volevo anche chiedere, rispetto a diciamo, questi tre risultati, ecco, cosa vi siete detti, soprattutto in un momento così importante di trovare la vittoria, cioè noi abbiamo visto insomma da lontano un momento di grande gioia, ecco, che cosa vi siete detti, non so, qualcosa come il nostro campionato ricomincia da qui, ecco, volevo chiedere questo. No, il Parma, così vi dico anche cosa penso dell'avversario, è una squadra forte, è una rosa di qualità molto profonda, nonostante l'ultimo periodo ho dovuto gestire qualche infortunio di giocatori oggettivamente molto importanti, qua si è vista la mano dell'allenatore, che ha fatto benissimo l'anno scorso a Cremona, dove aveva già vinto, sta facendo molto bene, ha creato un'identità forte, una squadra che ha qualità, tecniche, tattiche, ma anche caratteriali, perché ha vinto partite dove era oggettivamente in difficoltà di organico, dunque ci aspettiamo un avversario forte sotto tutti i punti di vista, allenato da un bravissimo allenatore. Ogni gara dentro la nostra struttura cerchi di andare a creare delle situazioni che ti possono agevolare, l'abbiamo fatto anche rispetto a quelle che sono le qualità del Parma, di come vogliamo andare a difenderci, di cosa vogliamo andare a fare quando abbiamo la palla. E vedo da questo punto di vista proprio una crescita proprio nella conoscenza globale dei movimenti che andiamo a proporre, nella connessione fra i vari giocatori, ed è quello che, alimentando un po' la risposta che ho dato prima a Fabrizio, vedo che c'è una crescita nella conoscenza reciproca, nelle connessioni fra i giocatori, nell'essere più veloci e propositivi quando si riconquista la palla, e lì per me c'è una crescita ma anche un continuo miglioramento che dobbiamo andare a fare. Io l'ho detto spesso, questo è un campionato, io difficilmente ho parlato nella mia carriera allenatore di partite della svolta, ci sono sicuramente partite significative e per me quella più significativa rimarrà Palermo-Pisa, perché è l'inizio di un percorso, il resto è stato un consolidare un atteggiamento, una proposta, una volontà di miglioramento. Penso sempre che il calcio sia fatto di cuore e di pancia e connettere la testa dopo diventa fondamentale. Avevamo bisogno noi stessi di dare risposta ai 30 minuti finali di Terni, che sono stati oggettivamente un obbrobrio. E dunque da quel punto di vista lì è stato uno stimolo mentale, una reazione. Quando si ha la possibilità del campo hai sempre la possibilità di far vedere chi sei e quanto vuoi migliorare. Questo per me è stato un aspetto molto importante e da lì si è generato questo piccolo periodo che ha portato questi tre risultati a cui vogliamo dare seguito, iniziare da domani con una partita contro un avversario oggettivamente molto valido. Insomma, Carlo, appunto, Corini torna sul discorso che facevamo noi all'inizio. Dare seguito a questi risultati oggi più che mai è importante, perché sennò diciamo c'è il rischio di non aver fatto nulla, che è la cosa peggiore. È vero sì che hai preso tre punti a Modena, però se poi butti alle ortiche questi tre punti, due pareggi precedenti per i quali abbiamo tutti quanti in qualche modo storto il muso, insomma finisce per essere lavoro perso in qualche modo. Assolutamente, assolutamente sì, per questo ti dico l'importante è non perdere, perché anche un pareggio tutto sommato dà continuità al successo di Modena. Certo, è chiaro che avendo una gara interna i tifosi si aspettano la vittoria, però ma, primum non perdere, dicevano i latini, speriamo. Oltretutto vittoria che manca al Renzo Barbera dalla gara casalinga con il Genoa, che era l'ultima vittoria prima di quella di Modena, perché poi ricordiamo c'è stata la sconfitta con il Sud Tirol, il pareggio con il Pisa, il pareggio con Cittadella. Insomma, speriamo che dopo esserci sbloccati in trasferta possa tornare il Palermo al successo anche al Renzo Barbera, dove ad arbitrare la gara ci sarà il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, che sarà collaborato dai guardierine, Zingarelli e De Meo. Il quarto uomo sarà Maggio, al VAR Massimi, assistito da Marcenaro. Speriamo, Carlo, soprattutto che chi è al VAR stavolta non combini il disastro unico, per fortuna, sì. Poi il resto di partite è stato perfetto. Ininfluente.
Allora Fabio, ti dico subito che non ho capito che cosa è successo, nonostante il telefono è sotto ricarica, la batteria si sta esaurendo, quindi dovesse succedere, datemi poi eventualmente il tempo di provvedere in maniera diversa, perché non riesco a capire, nonostante il caricabatterie inserito, è il segno di ricarica che sta funzionando, però la batteria sta scendendo vertiginosamente. Mettiamola così. Com'è? Misteri della tecnologia. Ma guarda, veramente non lo riesco a capire. La batteria scende nonostante c'è il caricabatterie inserito, è funzionante. Boh, vabbè. Sì, l'arbitro, io devo dire che in diretta a Modena non me ne ero accorto, onestamente, per cui non ho urlato allo scandalo semplicemente per questo motivo. Non me ne ero accorto della netta e Carlo, evidente fallosità. che non ce ne accorgiamo noi che non abbiamo replay e nulla è normale, ma che non se ne accorga chi è deputato a fare questo con 1.000 riprese, 1.000 replay e 1.000 telecamere è grave. E meno male, ti ripeto, che non ha influito in alcun modo sulla partita. Sì, perché sennò ci si sarebbe gridato allo scandalo, considerando che appunto al VAR avrebbero dovuto vederlo lontani anni luce, cioè non lontani, avrebbero dovuto vederlo nettamente, chiaramente, che era assolutamente un fallo da rigore. Se ne è accorto anche il commentatore della TV che stava commentando la partita. Anche se Errore poi, gravissimo. esatto, c'è poi una spiegazione che appena finisci leggiamo, che ci viene data da un nostro amico che ci scrive. E Ma questo non dice lo capisco, che perché il VAR non può intervenire se il gioco è ancora in corso, perché si tratta di un contatto a velocità ed è a discrezione soltanto dell'arbitro. non Però lo può so. intervenire poi per intervenire se per decretare se c'è stato un fallo. Cioè, io vorrei capire una cosa per il VAR, perché questo veramente non lo riesco a capire. Il VAR è a discrezione, cioè è a chiamata dell'arbitro? O il VAR può intervenire nonostante l'arbitro? Cioè, cosa voglio dire? Il VAR si accorge di un fallo di mano in area di rigore, gli dice all'arbitro: guarda che c'è il rigore, e quindi voglio dire, il VAR ha la possibilità di stoppare l'arbitro. Un arbitro che, per esempio, fa continuare il VAR ha la possibilità di dire: no, interrompi l'azione. Questo non riesco a capire, perché Carlo, alcune c'era volte di mi sembra. certo che io credo che ci sia. Il VAR ha di certo migliorato e risolto un buon 90% dei problemi degli errori degli arbitri, però c'è comunque una zona grigia nella quale continua, secondo me, a non riuscire a intervenire e che permette che vengano commessi ancora degli errori. Diciamo, l'errore non è stato eliminato al 100% come ci si augurava, però è comunque tanta roba. Se ricordiamo quello che succedeva nel passato. Va bene così, mettiamola così. Sì, ti ripeto, però io magari mi vado a documentare o lo chiederò a qualche arbitro qualche volta. Cioè, io voglio capire se il VAR può intervenire anche se l'arbitro non chiama. Vorrei capire questo, se il VAR può interrompere l'azione e dire fermati, dobbiamo rivedere questa azione. Oppure se è l'arbitro che ogni volta deve dire VAR è successa qualcosa. Perché se no ha ragione il nostro spettatore, dice l'azione era in corso, l'azione è in velocità, va avanti, l'arbitro non chiama il VAR e il VAR non interviene. Perché nel replay il VAR non può stabilire quanto forte sia un contatto. Ed è il caso di Modena, è una grossa falla. Ah, lui la vede dal punto di vista tecnico, dice che il Boh, VAR non può stabilire la io velocità con cui. ripeto, va bene. Oggi per fortuna stiamo a commentare quell'errore e lo possiamo commentare dall'alto di una vittoria per 2-0. Poi magari se le cose fossero andate diversamente è chiaro che ci saremmo lamentati e non poco, ma noi speriamo sempre ovviamente che alla fine gli arbitri non influiscano più di tanto. Però di certo il signor Furnò sabato scorso è stato, credo, il miglior arbitro che abbiamo avuto in questa stagione, ma non per la vittoria, ma perché non si è fatto intimorire, ha arbitrato la partita che soprattutto sembrava a senso unico, ma erano tutte decisioni corrette. Infatti dico, penso ci avrei fatto caso anche tu. Io sentivo gli insulti che ci arrivavano dai gentili signori che erano seduti lateralmente alla tribuna stampa e ci accusavano di aver comprato l'arbitro, però onestamente tutto si può dire al signor Furnò tranne di essere stato a favore del Palermo. Detto No. questo, torniamo un attimo, Carlo, a parlare ovviamente della partita di domani e di che Palermo vedremo in campo.
secondo te, dico, dicevi pure, lo dicevi prima, è possibile o probabile in qualche modo un'eventuale staffetta Floriano Di Mariano, nel senso che magari, come dicevi, potrebbe iniziare Floriano per Di Mariano subentrare nel secondo tempo. Diciamo che Floriano, lo sappiamo, non c'è 90 minuti ed è chiaro. Floriano è re, scusatemi, Di Mariano è reduce all'infortunio, quindi potrebbe essere, diciamo, la soluzione ideale in qualche modo. Allora, guarda, io mi aspetto o che parte Di Mariano e poi entra Floriano, o che parta Floriano e a quel punto non entra nemmeno Di Mariano ma entra Vido. Cioè, se Corini capisce che Di Mariano può giocare, Di Mariano parte titolare. Se vuole rischiarlo, tra virgolette, oppure se non corre nessun rischio, mettiamolo così, Di Mariano parte titolare, magari gli riserva l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, visto che ha saltato un paio di giorni di allenamento, ed entra Floriano. Altrimenti, se Corini dice no, lasciamo perdere, non rischiamo Floriano, Di Mariano, parte Floriano e poi staffetta con Vido. Ma magari domani sarò completamente smentito, però mi aspetto che parte Di Mariano. Sentiamo ancora qualche dichiarazione di Corini, Carlo. Buongiorno mister, Leandro Figata, Mediaball.it. Ecco, la trasferta di Modena è stato un po' il culmine di un processo di metamorfosi a livello di concetti e di gioco, non solo fraseggio e ampiezza dell'attacco della porta avversaria, ma abbiamo visto anche una maggiore ricerca sia degli interspazi, quindi la possibilità di sfruttare anche quel cono tra le linee, sia della profondità. Ecco, come è cambiato in queste tre settimane il modo di attaccare la porta avversaria da parte del Palermo? E poi in riferimento a chi in questo momento ha maggiore continuità di impiego, in particolare Damiani e Soleri, lei nelle scorse settimane ha detto spesso e volentieri scelte del genere non sono solo figlio di valutazioni tecniche, ma anche atte a suscitare una reazione dal punto di vista emotivo e motivazionale. Ecco, quale reazione stanno avendo i due ragazzi, Damiani e Soleri, che stanno giocando così poco nelle ultime settimane? Grazie. Sulla, diciamo, ricerca degli spazi, come spesso poi ne abbiamo parlato in conferenza, c'è stata un'evoluzione, nel senso che volevamo essere con un 4-3-3 un pochino più posizionali per lavorare sui corridoi e sfruttare l'ampiezza in un certo modo. Purtroppo eravamo molto statici e ci mettevamo in una condizione spesso di perdere palla, di subire contrattacchi avversari, dunque abbiamo cercato di creare una manovra che avesse, diciamo, più possibilità di attirare la pressione per giocare diretto alle spalle alla ricerca della profondità o crearsi uno spazio tra le linee. Questo, quando parlavo prima di crescita, vedo che c'è stata una crescita, una connessione migliore fra i giocatori e ci stiamo continuando a lavorare. Sui due ragazzi che mi hai detto, è vero, ho una rosa, come sapete, molto ampia. Cerco sempre di portare qualche giocatore in più perché mi piace far sentire tutti i partecipi. Bene o male, qualche spezzone di gara hanno giocato tutti. Ho una grande considerazione di Samuele Damiani, giocatore che mi piace tanto, perché sta crescendo tanto, l'ho utilizzato tanto all'inizio del campionato, adesso fra virgolette nelle rotazioni un po' penalizzato, ma è un giocatore che sto seguendo e anzi gli faccio i complimenti qua, perché è cresciuto tanto sia dal punto di vista atletico, tecnico, tattico, ha una mentalità da giocatore e deve continuare su questo percorso. Soleri è un giocatore che mi piace tanto per la generosità che mette in campo, per la voglia sempre di combattere, ha qualità tecniche. Prima di Vido l'ho mandato a scaldare, dopo ho fatto una scelta diversa, stavo mettendo in campo Vido, poi Gomes ha avuto i crampi, dunque ho messo Stura. Dunque ho molta attenzione su tutti, capisco che in certi momenti la forza di un giocatore è quello di stare dentro, il fatto di non essere utilizzato, ma prepararsi al meglio. Questo alza il livello e lo standard degli allenamenti, che deve essere molto elevato, e soprattutto poi quando arriva il tuo turno, esempio di Crivello, devi farti trovare pronto. Di conseguenza per me l'esempio di Crivello, che è quello che ho detto poi ai miei giocatori anche quando ci siamo rivisti, è quello che devono sempre essere applicati, perché poi il momento arriva anche quando meno te l'aspetti, poi lì tocca a te, c'è il campo che parla. L'importante è prepararsi nel migliore dei modi, perché se non ti prepari bene, non essendo connesso mentalmente, non lavorando forte, poi quando tocca a te probabilmente non ti farai trovare pronto. Invece devo dire che la risposta di Crivello per me vale come concetto generale per tutti i giocatori che in questo momento sono utilizzati meno. Carlo, questo è un passaggio importante, l'avevamo sottolineato anche noi l'altro giorno quando dopo domenica sera avevamo parlato della partita. Avere oggi il maggior numero possibile di giocatori sui quali poter contare è fondamentale, soprattutto se questi giocatori si chiamano, come nello specifico Roberto Crivello, ovvero gente che teoricamente sembrava completamente fuori dal progetto, che però richiamati in causa per necessità, tutto quello che vogliamo,
si sono fatti trovare pronti. Lo stesso dovranno essere bravi a fare appunto Damiani, che non è fuori al progetto ma che trova poco spazio per altre scelte. Lo stesso Soleri, che certamente è inutile nasconderci, non sarà contento di giocare pochissimo, però se dovessero essere bravi a farsi trovare pronti come è stato Crivello, certamente troveranno spazio. Ma io credo che, Corini te lo ha anche detto a Modena, io credo che la fortuna di Crivello è che sia stato, tra virgolette, reintegrato, no? Perché non ci prendiamo in giro, era uscito completamente fuori dal radar, non convocato per due partite, cioè era evidente che era totalmente fuori dal progetto. La forza di Crivello invece è stata quella di continuare ad allenarsi con grande abnegazione, dimostrando al tecnico di essere un professionista, che al di là delle convocazioni o non convocazioni, durante la settimana si era allenato con grande concentrazione. Lui te l'ha detto a Modena, questo lo ha convinto, diciamo, che di reintegrarlo, quantomeno di riconvocarlo. È chiaro che poi l'infortunio di Sala ha funzionato da acceleratore, e probabilmente anche il fatto che Devetak non abbia impressionato in maniera esasperata tipo Roberto Carlos. Però Carlo, dico, tu sai meglio di me che in questi casi, quando sai di essere fuori dal progetto, è molto più facile, ma soprattutto a livello mentale, che molli completamente in attesa di essere... ma in questo Crivello è stato bravo, Fabio, in questo Crivello è stato bravo, e Corini gliene ha dato atto e lo ha riconvocato. Infatti, vi va dato merito, dico, così come lo abbiamo assolutamente criticato, quando è stato giusto criticarlo, in questo caso invece va elogiato, perché non ha fatto nulla di straordinario, è una partita... No. La sua partita assolutamente in modo tranquillo, senza rischiare nulla, anzi facendosi vedere qualche volta anche in fase di proposizione, e di questo, ripeto, va dato assolutamente... No, non ha fatto male, non ha fatto peggio di Devetak, onestamente, però era questo che volevo dire, cioè Crivello dalla sua ha questa grande abnegazione che ha messo durante gli allenamenti, che hanno convinto Corini a reintegrarlo. E domani, dico, penso che parta Devetak, perché io infatti rispondo direttamente a questa domanda. Infatti io credo che domani ci sarà tutto al più la stessa staffetta, ma se Devetak dovesse far bene, non dovesse prendere cartellino giallo, io credo che potrebbe anche finire la partita. Assolutamente sì, e se comunque c'è staffetti nell'aria, non è staffetta che parte con Crivello, ecco. No. Non penso proprio. Poi, per carità, dico, Scorini, devo dire che in queste settimane ci ha anche abituato a sorprenderci, nel senso che se magari noi per tutta la settimana ci aspettiamo che fa giocare Saric, poi paff, puntualmente Saric non gioca, così come se ci aspettiamo che gioca domani Vido, poi paff, gioca qui Floriano, quindi è capace anche di qualche sorpresina, o comunque di smentire quelle che sono, attenzione, sorpresina dal nostro punto di vista, di smentire quelle che sono le aspettative magari della stampa. Certo, domani per esempio siamo tutti convinti che giocherà la formazione di Modena, capace che domani te la stravolge e ti mette dentro due o tre nuovi, però è un rischio. Però è evidente. Carlo, è un rischio, come dici tu, però... comunque in ogni caso sarebbe frutto di scelte ponderate, che possono andare bene o possono andare male, perché poi è il campo a dirlo, ma è chiaro che comunque le scelte sono delle valutazioni fatte su quello che ha visto durante questa settimana, perché abbiamo detto appunto Fabio, noi questo lo sappiamo, Corini è un allenatore molto equilibrato e misurato, è chiaro che le scelte sarebbero dettate solo ed esclusivamente da quello che gli ha detto l'allenamento durante la settimana. Però voglio spiegare alla gente, poi, capisci? Cioè, la gente invece è molto più umorale. Se domani mi cambi 3-4 giocatori nella formazione che ha vinto in Modena e perdi, la gente ti aggredisce dicendo: ah, perché hai fatto giocare quello al posto di quella? No, non me l'aspetto, grandi cambiamenti. Certo, o prima o poi un pochino di spazio a Stulaz e a Saric ci si deve trovare, se no abbiamo buttato soldi tutta l'estate. Non so se sono chiaro. Ma il campionato è talmente lungo, e lì si vede la forza di una grande squadra, che tutti avranno l'opportunità di giocare, che tutti avranno le loro finestre importanti, che tutti avranno il loro periodo importante. La forza di un gruppo è quella di saper aspettare senza creare mugugni, senza creare problemi all'allenatore, remare tutti dalla stessa barca e dalla stessa parte. Se per adesso Stulaz e Saric giocano meno,
che facciano il loro dovere dalla panchina, perché dalla panchina i compagni possono aiutare tanto, 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 e a volte anche di più di quando stanno in campo. Per cui, ecco, la forza di una grande squadra, quello che si deve costruire, il famoso gruppo, no? Prevede anche l'importanza di alcuni giocatori che, anche che non giochino, ma che possono essere psicologicamente importanti per i compagni. Capitolo Soleri. Tu dici certo non è contento. No, non è contento, è evidente che non è contento. Anche perché non è neanche la prima scelta in termini di, no, di ingresso in campo. L'anno scorso, ti ricordi, l'anno scorso usciva Floriani ed entrava Soleri, finivamo le partite sempre con la coppietta tridente, Valente, Soleri, Brunori. Quest'anno non è neanche la prima scelta, per cui è chiaro. Ecco, lì anche il giocatore dovrà dimostrare quella maturità e quella professionalità, oserei dire, ma più che altro quella maturità di non discutere le scelte dell'allenatore. Avrà spazio anche lui sicuramente in un campionato così lungo. All'inizio aveva giocato più lui che Vido, ora sembra giocare più Vido di lui. Del resto Vido quando è venuto a Palermo lo sapeva che dico, se era l'alternativa a Brunori il campo lo vedeva raramente, a meno che Brunori non gli viene il raffreddore. Per cui oggi o ieri, adesso non mi ricordo, leggevo sul giornale che si ipotizza addirittura la possibile cessione di Damiani, di Soleri, perché giocatori utilizzati col contagocce, quindi per creare degli spazi all'interno della lista degli over, perché se dobbiamo sostituire Lia, per cui la stagione è ampiamente compromessa, diciamoci la verità, o crei un posto in lista. No? E quindi ti devi liberare di qualcuno o prendi un under, perché Elia purtroppo per fortuna è un under e quindi o lo rimpiazzi con un under oppure devi creare un posto in lista. E per creare un posto in lista pare che i papabili siano Lancini intanto, che gioca davvero poco, e poi paradossalmente so, Damiani e Soleri, per quanto credo poco per Damiani, credo Sì, no, molto anch'io. molto poco, solo perché c'è un contratto lungo, quindi. E chissà che magari Carlo non possa essere domani, non possa Soleri entrare e risolvere la partita. Insomma, questo è un augurio che facciamo anche Beh, al giocatore, perché perché no? se lo meriterebbe. L'anno scorso ne ha risolte tante, non mi meraviglierei. Assolutamente. Va bene, che dici? Andiamo a chiudere? Va bene, andiamo in chiusura, ci vediamo Ricordiamo. domenica sera. Esatto, domenica sera col Club dei Tifosi, sempre qui sui nostri canali social, e poi lunedì dalle 15 alle 16 torniamo in onda sulle frequenze di Radio Action. A questo proposito mandiamo un saluto a Beppe Palmigiano e a Gabriele Noto, ovvero i padroni di casa di Radio Action. Va bene, Carlo, buon pomeriggio e un saluto a tutti i Buon nostri. pomeriggio a tutti. Ciao, Ciao. grazie, buon pomeriggio.